fissata per mercoledì 1 luglio la riapertura estiva della strada provinciale 173 del Colle della Sietta. La cavalcata dei 2000 sul crinale fra la Valle di Susa e la Val Chisone, realizzata a scopi militari negli anni 30 del XX secolo, raccordando fra loro percorsi già esistenti e nuovi tratti. La città metropolitana di Torino gestisce 29 dei 36 chilometri del suggestivo percorso sterrato che collega Sestriera al Pian dell'Alpe di Ussò. Il problema di queste strade è che uno, lo sviluppo, in particolare la strada del Colle della Sietta, che per quanto riguarda il tratto di nostra competenza è di 29 chilometri, cioè parte dal confine del comune di Sestriere e arriva appunto al bivio con l'SP 172, in località Pian dell'Alpe. È un impegno soprattutto perché a inizio stagione non siamo in grado di capire cosa succede sui tratti dove insistono le opere d'arte, e per cui ci possiamo trovare dei muri di sostegno franati, delle frane venute da monte che hanno invaso la carreggiata, e quindi questa ispezione deve essere fatta verso la fine di maggio, quando il percorso è parzialmente agibile, e in quel momento facciamo un po' un inventario di quello che è necessario fare per l'apertura poi estiva dell'annualità, che di solito parte dal 1° di giugno. Dopo aver riaperto da martedì 16 giugno il tratto compreso fra il bivio con la strada comunale di Balbutè di Ussò e il bivio con la provinciale 172 del Colle delle Finestre, sono proseguiti i lavori per la sistemazione del piano viabile. Una volta sistemata e riaperta la strada, nei mesi di luglio e agosto è prevista la totale chiusura al traffico motorizzato della provinciale 173 dalle 9 alle 17 nelle giornate del mercoledì e del sabato. Ogni anno al ripristino della strada lavorano i cantonieri del Circolo di Perosa Argentina della Direzione Viabilità 2 e il personale del Centro Mezzi Meccanici della città metropolitana. Sì, ogni anno la prima cosa è togliere la neve, fare un giro di apertura, togliere la neve, lasciare poi un vuoto di una settimana che scoli, perché dove c'è più punti. Ogni anno è diverso, perché magari in certi anni ce n'è più, in certi anni ce n'è meno. Dopodiché, quando la strada è scolata, si parte con la manutenzione vera e propria, che consiste nel portare, se possibile, del materiale e spianare con un mezzo meccanico dell'officina che tutti gli anni ci danno, e cercare di mettere un po', sistemare un po', diciamo, il piano stradale. Una volta, quando veramente 30 anni fa, 35 anni fa, si veniva su 7-8 persone, una squadra, si facevano i tagli, si tornavano le pietre, era proprio un lavoro fatto così. Adesso viene su una persona e il palista, perché siamo pochi anche giù e si fa quel che si può.